Eccoci dunque all'interno del ristorante all'Enoteca, siamo a Canale d'Alba, sono con uno chef stellato, posso dire un amico, Davide Palluda. Puoi dirlo ad alta voce. Grazie Davide. Senti, noi abbiamo raggiunto il Roero, siamo tornati nel Roero per parlare dei vini di questo territorio che sono vini straordinari, però tu hai una cucina straordinaria che da sempre per certi versi accompagna i vini, cioè vi siete sempre uniti. Questo è un dato di fatto. Posso dirti allora l'abbinamento cucina vini del Roero? Ma tu devi parlarne, tu raccontalo loro. Ma innanzitutto io ho avuto la fortuna di cominciare la mia carriera quando nel 95, quando l'entità Roero cresceva e diventava realmente un'entità seria e concreta. Prima i grandi crew, parlo dal punto di vista enologico del Roero, erano nelle mani di grandi produttori di langa. Vero. Poi si è preso coscienza di quello che si poteva fare sul nostro territorio e ho avuto appunto la fortuna di crescere poco per volta con la crescita che c'è stata esponenziale della popolarità e della qualità dei nostri vini. Ringrazio Pietro Marcellino che dalla regia ci ha proposto le immagini del territorio che sono immagini molto molto belle realizzate anche dall'alto. Abbracciamo due grandi vini, l'Arnais per quanto riguarda il bianco, il Roero chiaramente per i rossi. Davide, hai preparato due creazioni nuove, se ho ben capito. Nuove per ecco. per te in anteprima. Sì, io non ho parole. Userò te come cavia oggi. Va bene, guarda, faccio capirò molto volentieri. Se possono entrare nel menù o meno. Allora, con l'Arnais che cosa andiamo a gustarci? Perfetto, sposato insieme a questa insalata di lumache che sono condite col burro chiarificato, cioè come si faceva da noi negli anni 50. Io ho fatto due piatti oggi per te che hanno un forte richiamo alla nostra storia, alle nostre radici, ma sono assolutamente rivisti in chiave moderna, con un occhio nuovo. C'è molta tecnica in questi due piatti, ma non è evidente, non è il problema numero uno. Le lumache vengono bollite con delle erbe aromatiche, vengono asciugate, condite con il burro chiarificato, poi c'è un'aggiunta di un'insalata croccante, delle foglie di prezzemolo fritte, una cialdina fatta col prezzemolo sopra e le mele verdi. Hai visto? L'Arnais è perfetto. Direi che da come io poi andrò ad assaggiarlo, ma da come lo hai decantato, spiegato e raccontato, credo proprio che sia il matrimonio straordinario di questa terra. Poi invece là che cosa abbiamo, Davide? Qua abbiamo un raviolo bianco, quindi un raviolo senza uova. Negli anni 50 le uova venivano riservate a chi ne aveva veramente bisogno per lavorare, quindi la pasta veniva fatta senza uova. Noi abbiamo deciso di non più farlo bollire e condirlo in modo tradizionale, ma lo abbiamo piastrato, cotto la piastra, in omaggio a quelle nonne che facevano il raviolo da mangiare ai nipoti. Amici di Terre, Sapori e Vini, ancora una volta abbiamo dunque portato nelle vostre case le grandi prelibatezze d'Italia, in questo caso il Roero, i suoi vini, l'Arnais e il Roero, abbinati a due creazioni nuove dello chef stellato Davide Palluda, che abbraccio con grande affetto, ringrazio e soprattutto pubblicamente devo dire, se c'è uno chef che ho sempre amato, che ho sempre apprezzato e di cui, credimi, ho sempre parlato molto bene, anche perché insomma da buon roerino, è Davide Palluda. Grazie. Vi aspetto per i prossimi viaggi, le prossime avventure.